E ora il teatro prima di Medea, al teatro di Tor Bella Monaca a Roma, per i lucani Ulderico Pesce ed Eva Immediato, regista e attrice dello spettacolo. Protagonisti sul palco romano anche Lara Chiellino ed Elena Santoro. Sentiamo Pino Nano. Medea è il primo caso documentato di furto coloniale della storia occidentale. Giasone è uno dell'Occidente e con una nave va in Colchide, in Oriente, per rubare il vello d'oro, che altro non è che preziosissimo oro, oro che in questo adattamento teatrale si macchia di petrolio. Il mito parla di Medea che se ne sta nella Colchide. È un extracomunitario di oggi, la Colchide sta nell'attuale Georgia, dopo il Mar Nero, ed è custode di questo vello d'oro. Giasone parte dalla Grecia per andare a prendere questo vello d'oro. Leggendo Strabone, Plinio il Vecchio, si scopre che la Colchide era piena di oro e che c'erano tanti minatori e che sapevano cesellare l'oro già nel XV secolo a.C. Pertanto Giasone non va per prendere il vello, cioè la pelle di una pecora, ma va per prendere l'oro. Ulderico Pesce torna dunque in scena con uno spettacolo sorprendente, avvincente, assolutamente moderno, ricco di idee e spunti di riflessione. È uno scontro tra mondi diversi, il selvaggio, barbaro e puro Oriente, il civile e calcolatore Occidente. Io sono la regina Euridice, il simbolo dell'Occidente capitalista, colei che muove le fila un po' di tutto e quindi architetta questo matrimonio anche tra Giasone e Glauce. Giasone sembra un bamboccio, infatti le dice: sei un bamboccio stupido, dice mantieni le tue ricchezze, e se la prende con Medea che invece è contro la proprietà privata, invece io affermo la proprietà individuale è sacra. Un altro spettacolo dunque oltre le regole, in stile centro-mediterraneo delle arti, che da oltre 10 anni porta in scena spettacoli come questo, originali, di forte denuncia, emozionanti, fortemente poetici.